qualcuno chiese di Hitler e Stalin e lei non vide nulla di male nell'accettare la richiesta. Tuttavia, la risposta che ricevette diceva: «Non verrà data risposta perché chi ha chiesto non ha mai avuto intenzione di pregare», il che si rivelò vero. Riguardo a Hitler, Maria Simma sa da altre fonti che è all'inferno, perché si identificava nelle persone possedute quando venivano recitate preghiere su di loro. Quando le è stato chiesto di altre figure pubbliche che secondo le anime sono in paradiso, menziona due individui che hanno sofferto molto e avevano poca, se non nessuna, educazione religiosa o spirituale nella loro giovinezza. Tre anni fa, le anime le dissero che Norma Jean, il cui nome d'arte era diverso, era già in paradiso e di recente ha appreso che anche John Lennon è in paradiso, nonostante sia stato assassinato da un uomo che era posseduto al momento, ma poi liberato da un buon prete che ha eseguito una preghiera di liberazione fuori dalla prigione. Maria Simma sottolinea la grande misericordia di Gesù verso questi individui, molto maggiore rispetto a quella di molti di noi nei loro confronti. Ammette che in entrambi i casi un amico ha dovuto spiegarle chi fossero esattamente, poiché non era a conoscenza della loro fama quando ha incontrato i loro nomi. Quando le è stato chiesto se ci sono aree del mondo spiritualmente più sane, Maria Simma condivide che le anime le hanno detto che l'Africa sta facendo significativi progressi nel suo cammino di conversione ed è nella migliore condizione spirituale, mentre l'America e l'Europa occidentale sono nelle peggiori. Crede che entrambe dovranno affrontare molta espiazione a breve. L'ex Unione Sovietica è in una posizione intermedia, poiché quelle popolazioni hanno sofferto molto durante il lungo periodo di persecuzione del regime comunista. Anche il Sud America è in una posizione intermedia. Gli Stati Uniti sono il paese più bisognoso di preghiera in questo secolo, poiché gli americani non hanno vissuto nessuna guerra e stanno navigando nell'orgoglio, nell'avarizia, nell'occulto, nelle sette e nel materialismo, e sono terribilmente viziati. Ciò che si profila all'orizzonte, come indicano le anime, avrà un impatto drammatico sugli Stati Uniti. Cari fratelli e sorelle, Maria Simma ci insegna che il nostro legame con i defunti non si rompe con la morte, ma si trasforma e si arricchisce. Cosa ne pensi di Maria Simma? Scrivilo nei commenti qui sotto al video sguito da un Amen. Riflettiamo su queste parole con fede e umiltà, che ci ispirino a vivere una vita più santa e a mantenere viva la speranza nell'infinita misericordia del nostro Signore.